e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la rassegna stampa di TV6. E allora, iniziamo subito con i giornali, iniziamo subito con quelli regionali, in particolare partiamo dal centro. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Uccise il figlio, può tornare libero, così apre il centro di Pescara su una notizia di cronaca giudiziaria che riguarda la perizia psichiatrica su Maravalle. Non è più pericoloso, così ha scritto il perito. Si tratta appunto dell'omicidio del piccolo Maxim avvenuto proprio a Pescara. E poi a centro pagina ancora la cronaca, questa volta la notizia arriva da Montesilvano: il tunnel I Pianacci chiuso per oltre un'ora, tre auto si scontrano in galleria, è grave una donna. La galleria, come detto, è rimasta chiusa al traffico per un'ora, si legge nella didascalia. Il bilancio dell'incidente stradale è abbastanza grave, si è verificato ieri pomeriggio sulla circonvallazione di Pescara. Una donna estratta dalle lamiere, ricoverata in prognosi riservata in rianimazione dopo aver subito un intervento chirurgico. Nelle cronache di spalla, radioterapia rotta a Pescara, dove curare i pendolari del dolore? La radioterapia di Pescara, il macchinario si è rotto dal 20 agosto scorso, ovviamente ci sono disagi per i pazienti costretti a sopportare lunghe trasferte e ovviamente questo mette in crisi anche gli altri ospedali d'Abruzzo che si trovano a supplire a questo problema. E poi il palazzo sulla Riviera, sempre in Pescara, ecomostro da abbattere, deciderà il TAR. In penne, denuncia dei residenti, Loreto, raffica di furti in casa e mobilitazione. Nelle idee troviamo un editoriale di Ferdinando Camon: quelle auto nascono con il trucco, il riferimento e alla vicenda delle auto Volkswagen, auto che avevano una sorta di meccanismo elettronico per il quale le emissioni venivano in qualche modo taroccate per farle rientrare all'interno della severa normativa americana. Poi vedremo, approfondiremo anche sulle prime pagine nazionali tra poco. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna: dal Gambia a Schiavi per morire a 19 anni. Anche qui la riflessione di Di Tanna riguarda la notizia arrivata ieri della morte di un ragazzo 19enne, un profugo, all'interno del centro temporaneo di accoglienza di Schiavi d'Abruzzo. Andiamo invece adesso sotto la testata e cambiamo decisamente argomento. Il calcio di Serie B, ieri si è giocato il turno infrasettimanale. Non bastano Valotti e l'uomo in più, solo pari per il Pescara contro la Salernitana. L'allenatore dice: sono ottimista, vedrete, i gol arriveranno. Pescara che ha pareggiato 1-1 appunto con la Salernitana. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, adesso cambiamo edizione provinciale, andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Chieti, vediamo di recuperare insieme la prima pagina della edizione tiatina del quotidiano Il Centro. Andremo anche qui a vedere qual è l'apertura che ha scelto il giornale per la pagina tiatina. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarla, altrimenti passeremo al Messaggero per poi recuperarla più tardi. Faremo così. Allora, andiamo a vedere il Messaggero, la prima pagina dell'edizione Abruzzo: uccise il figlio, può tornare libero. Pescara, perizia shock sul padre che soffocò nel sonno il piccolo Maxim. Maravalle ora non è più pericoloso, può curarsi anche fuori dalla struttura protetta. E dunque apertura simile a quella sulla stessa notizia, simile a quella che abbiamo letto sul Centro.
E poi in questa finestrella, ancora cronaca nera, all'Aquila muore un'altra escursionista sul Gran Sasso. Una tedesca di 46 anni mette il piede in fallo e precipita. Ancora un errore umano banale ma fatale. Ancora una vittima sul Gran Sasso dopo un'estate maledetta. A centro pagina, la Corte dei Conti striglia la vecchia giunta Cialente. L'Aquila, danno di 450.000 euro. La Pezzopano dovrebbe ridare il 65%. E poi a Pescara per l'ecomostro c'è una demolizione in vista. Questa è la fotografia dello scheletro del palazzo di Sette Piani, per cui è suonata l'ultima ora. Nel turno infrasettimanale, il calcio di Serie B, ancora il Pescara, una foto del giocatore del Pescara in primo piano. Pescara e Lanciano, entrambe le formazioni hanno pareggiato ieri sera, il Pescara con la Salernitana, come vi abbiamo detto, il Lanciano ha pareggiato in casa con il Vicenza. Di spalla, Don De Grandis, nuovo presidente del Tribunale Ecclesiastico. Questa la nomina di Don Antonio De Grandis, nuovo presidente del Tribunale Ecclesiastico regionale, nominato nei giorni scorsi dalla Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana. Si insedia oggi nella sede del Tribunale presso il Seminario regionale di San Pio X a Chieti. Monsignor Vizzarri sarà nel gruppo di Chieti Vasto che deciderà la nullità dei matrimoni. Andiamo anche nel taglio basso della prima pagina del Messaggero. La festa Tornareccio Regina di Miele. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la festa del miele nel piccolo paese dell'entroterra teatino. Sotto la testata del Messaggero Abruzzo, Giulia Nova la denuncia, prostituzione tra le tombe del cimitero. Ad Avezzano, soppresso il treno delle 8, centinaia di studenti a piedi e poi a Teramo 300 precari rischiano il posto alla ASL. Medici, infermieri e amministrativi con il fiato sospeso, i sindacati denunciano la possibile chiusura di interi reparti sul territorio. E questa dunque la prima pagina del Messaggero, come abbiamo visto, titoli, argomenti anche abbastanza diversi, ma apertura simile per quanto riguarda i due giornali principali, cioè il Centro ed il Messaggero. Adesso proseguiamo con la nostra rassegna stampa delle pagine regionali e vediamo se riusciamo a tornare sul quotidiano Il Centro per mostrarvi le altre prime pagine provinciali del quotidiano. Allora andiamo sulla pagina di Chieti Vasto Lanciano, questa l'apertura. Ho reagito, non volevo ucciderla. Vasto, omicidio dell'8 marzo, parla il compagno di Daniela Marchi, ancora cronaca giudiziaria in primo piano. E poi a centropagina, progetto Terna, manifestazioni a Casa Canditella ed a Tessa, saltano 5 espropri per i tralicci dell'elettrodotto. Nelle cronache, paura a San Vito, ciclista sfiorato dai pallini dei cacciatori. Mentre percorreva una strada sterrata a San Vito, è stato sfiorato alla testa da 2 colpi sparati da uno o più cacciatori. Sulla vicenda, ovviamente, è scattata la denuncia. E poi a Chieti Università si sciopera per l'indennità non pagata. D'Ortona, comune in bilico, assenze e malori, il bilancio salta ancora. Andiamo a vedere sotto la testata, ovviamente questa è l'edizione di Chieti, quindi fari puntati sulla Virtus Lanciano, altro pareggio, D'Aversa non ci sta, meritavamo i 3 punti. E poi, come detto, l'altra gara con il Pescara che impatta con la Salernitana. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso le altre prime pagine provinciali, ci spostiamo a Teramo e provincia, vediamo anche qui qual è l'apertura scelta dal quotidiano Il Centro. Mare inquinato, in 6 a giudizio, processo agli ex vertici del Ruzzo per i depuratori inefficienti. Poi a centropagina, è uscito di casa alle 6 e non è più tornato, ore di angoscia per un pensionato di Giulianova. Si tratta di Corradino Ricci, 72 anni, scomparso da via Matteotti ieri mattina attorno alle 6. L'ipotesi è quella che possa avere preso un bus per essere, insomma, e poi si sia perso.
Nelle cronache a Corropoli, in Val Vibrata, ha sventato il colpo a un tir carico di baccalà. Una banda di rapinatori ha provato a impossessarsi di un tir di baccalà a Corropoli, ma il colpo è sfumato per l'arrivo dei carabinieri e degli addetti di un istituto di vigilanza. In Teramo, precari a rischio e scadenza, 220 contratti negli ospedali. E poi a Scerne il Superenalotto fa vincere 188.000 euro. Ogni tanto c'è anche qualche bella notizia sui nostri quotidiani. E poi sotto la testata si torna a parlare di Teramo e delle sue battaglie giudiziarie. Dunque il titolo: Teramo battaglia per la Lega Pro. Oggi l'udienza al CONI. La formazione biancorossa vorrebbe la B, ma deve difendersi per evitare il rischio di finire in Serie D. Appuntamento alle ore 17 a Roma al CONI per l'ultimo atto del calvario del Teramo. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della edizione aquilana, l'ultima delle quattro prime pagine che abbiamo osservato questa mattina. Cialente e l'ex giunta nei guai. L'Aquila, la Corte dei Conti chiede una maxi condanna per le mense. Questa è l'apertura della pagina aquilana. A Magliano dei Marsi, Alpini in azione, Madonnine Spalla lascia il velino per il restauro. E poi nelle cronache, donna precipita e muore sul Gran Sasso. Abbiamo visto anche prima un'escursionista tedesca di 46 anni, Claudia Suss, è morta precipitando in un dirupo per oltre 300 metri mentre stava facendo un'escursione sul Gran Sasso assieme al marito. All'Aquila, canapa indiana in giardino, sono stati due i denunciati, una giovane coppia di coniugi, e poi a Sulmona, imprenditori indagati, niente lavori alla scuola. Sotto la testata, Marsica violenta, altre botte aggredita per il parcheggio ad Avezzano, immigrato massacrato nel Fucino e dunque ancora problemi di ordine pubblico nella Marsica. Cambiamo testata adesso, passiamo ad osservare insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Fari puntati sul Teramo Calcio, in apertura il diavolo davanti al CONI, oggi si discute il ricorso per riavere la Serie B, finire in D o restare in Lega Pro. Insomma, tutte le ipotesi sono aperte, ma probabilmente l'ipotesi più ragionevole a questo punto è che ci sia un nulla di fatto e che tutto resti come ora, cioè il Teramo disputi la Lega Pro. A centropagina la fotonotizia: Alba Adriatica, tutti a processo, Ruzzo nei guai per i depuratori inquinati. E poi di Spalla, Giuliano va pensionato scomparso nel nulla, abbiamo visto precedentemente anche sul Centro. Poi Silvi, tir carico di polli, si ribalta in A14, il traffico è stato bloccato per un paio d'ore, poi scoperta dalla forestale una piantagione di marijuana ad Arsita. Nel taglio basso, ceramica d'arte, cielo d'Italia da Teramo, in mostra all'Expo di Milano. E poi sotto la testata, rubato un carico da 130.000 euro a Corropoli, finisce la maxi rapina, fallisce la maxi rapina della banda del baccalà. E poi turista tedesca precipita e muore sul Gran Sasso. Adesso apriamo la pagina dedicata al nazionale, andando a vedere le prime pagine appunto dei quotidiani principali italiani. Il Corriere della Sera: Volkswagen Berlino sapeva, ovviamente attenzione puntata sullo scandalo negli Stati Uniti, il titolo ha perso un altro 20% e trascina a ribasso le borse europee, la Merkel dice faremo chiarezza, ma un documento accusa il governo tedesco sui test truccati coinvolte 11 milioni di auto. Saliamo in alto nella pagina, la visita del Papa negli Stati Uniti, Kerry, il Papa, un argine contro le forze del caos e l'America è con lui, l'intervista al segretario di Stato americano. Andiamo avanti con la lettura dei giornali nazionali, questa è la Repubblica, anche qui fari puntati sulla truffa Volkswagen, la truffa mondiale dell'auto, la Volkswagen chiede scusa, truccate 11 milioni di vetture, accuse alla Merkel che si dice che sapesse tutto, controlli in tutta Europa, a rischio anche i veicoli in Italia, giù le borse, Milano perde il 3,3%.
A centropagina, accordo sulle quote. Oggi il vertice dell'Unione, Unione Europea intesa a maggioranza sui migranti, ma l'Est non ci sta e dice noi non li prendiamo. E poi la visita del Papa in America. Il Papa disse: io sono cattolico, io non sono cattolico, se volete recito il credo. Sapete che insomma su Papa Bergoglio ogni tanto così ventila l'ipotesi di una sua appartenenza così culturale e ideologica al comunismo o comunque al socialismo, ma insomma Papa Bergoglio dice sempre che si rifà alla dottrina della Chiesa e quella la sua strada maestra. Andiamo anche qui a vedere un'altra notizia a centropagina, intercettazioni via libera alla nuova legge Bavaglio, così titola la Repubblica. Andiamo avanti, il messaggero Volkswagen, Merkel sapeva, emissioni truccate, lo scandalo si allarga, accuse al governo tedesco, 11 milioni di auto coinvolte, il titolo perde il 35% in 2 giorni, inchieste in Francia e in Italia, Roma pronta a bloccare le vendite delle auto tedesche. E poi a centropagina sanità, tagli agli esami inutili, tacche analisi, ecco cosa cambia nel decreto, le 206 prestazioni nel mirino, multe ai medici che appunto prescriveranno esami non dovuti. E poi c'è a centropagina la fotonotizia con l'accordo sui migranti, ma senza l'Est Europa, Italia a rischio procedura dell'Unione Europea. Andiamo avanti, il tempo, torniamo a parlare di sanità. Ecco gli esami medici che dovrete pagare, l'elenco, TAC, risonanze e test allergici, 208 prestazioni non saranno più gratuite, in arrivo multe per le prescrizioni facili, dottori e specialisti pronti allo sciopero. E poi a centropagina una notizia che riguarda, diciamo, più da vicino la capitale, essendo il tempo un quotidiano romano, l'assessore all'urbanistica Caudo, senza nuovi treni, niente impianto, la fotonotizia abbastanza curiosa, e lo stadio finisce su un binario morto. Poi di spalla, Gaspari e Matteoli, chi tocca i soldi del tesoro di AN finirà in procura, questo è il monito lanciato dai due esponenti. Dei due esponenti della destra italiana. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano. Editti, bavaglio a giornali e talk show, Forza Italia, il PD è come noi. La Camera vota la legge anti-intercettazioni, la vigilanza contro il Movimento 5 Stelle in Rai. E dunque questa è la notizia con la quale apre il Fatto Quotidiano. Poi Roma. Le spese di Marino nell'hotel di lusso a carico del comune, questa è l'ultima grana del Campidoglio, la carta di credito del sindaco, il primo cittadino, come il suo predecessore, dispone di un bancomat per coprire i costi di rappresentanza. In questi mesi l'attuale inquilino ne ha impiegati in media fra i 3.000 e i 5.000, in buona parte in un albergo con ristorante vicino al Colosseo. I 5 Stelle hanno chiesto l'accesso agli atti per far chiarezza sulla vicenda. Andiamo ancora avanti. L'unità. Volkswagen modello autogol, questo è il gioco di parole dell'unità. Scandalo mondiale per la maxifrode sui gas di scarico, 11 milioni di auto truccate, anche l'Italia apre un'inchiesta, l'azienda intanto crolla in borsa, Germania e Unione Europea sapevano, si chiede il giornale che fa riferimento al centro-sinistra. E poi la fotonotizia, vietato giocare la Lega, caccia la squadra dei migranti. E ancora a fianco alla testata dell'unità, l'Arabia Saudita vuole tagliare la testa e poi crocifiggere questo ragazzo. Si chiama Ali al-Nimr, ha 21 anni, è stato arrestato quando ne aveva 17 per aver manifestato la libertà. Fermiamo i carnefici, è l'hashtag che lancia il giornale Free Nimr. Andiamo avanti ancora. Il manifesto, restando sempre nel campo del centro-sinistra, fucilato sul campo, un giovane bracciante del Burkina Faso colpito a morte alle spalle dal proprietario di un campo di frutta nel Foggiano, un altro migrante è stato ferito gravemente. Secondo una prima ricostruzione avrebbero rubato alcuni meloni. La comunità africana dice non è vero, cercavano lavoro, due fermi per omicidio volontario. E poi Bruxelles, profughi, l'Unione Europea vota ma si spacca, l'OCSE, l'unica via è l'integrazione.
Andiamo avanti, ci spostiamo nel campo del centrodestra con Libero, scandalo Volkswagen, crollano i mercati, Merkel al volante, pericolo costante. Questo è il gioco di parole con la vignetta sempre ficcante di Libero, 11 milioni di auto truccate in tutto il mondo, il titolo dell'azienda simbolo tedesca perde il 34%, l'accusa, la cancelliera sapeva della truffa, basta lezioni alla fine del mito della Germania. Andiamo ancora avanti con il giornale, sempre nell'area di centrodestra. La Merkel ha fuso i furbetti tedeschi, il titolo. Si allarga lo scandalo delle auto truccate, coinvolti, come abbiamo visto, già 11 milioni di veicoli. L'Italia pensa di bloccare la vendita di Volkswagen e Audi nel nostro paese. Il marchio perde il 20%, crollano le borse e Berlino sapeva tutto. Intanto l'Europa politica si sgretola sui migranti per quanto riguarda appunto l'Unione Europea e l'accordo sui migranti che ha visto il no dell'Est Europa. Poi giustizia talebana, salvate anche Bossi dal carcere per le idee, il senatore rischia 18 mesi per offese all'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la Cassazione su Rubi da rifare il processo, Fede Minetti. Rapidamente andiamo ancora avanti con il Secolo XIX, il quotidiano genovese, intervista al segretario di Stato degli Stati Uniti, scusate, Kerry, Putin non sostenga più Assad, migranti, 120.000 ricollocamenti, ma i paesi dell'est votano contro. Rapidamente, prima di passare al meteo, andiamo a vedere insieme le prime pagine dello sport. Ieri si è giocato l'anticipo di Serie A, ballo sì, Milan bo, questo è il titolo della Gazzetta, rossoneri a due facce, dal 3-0 al 3-2, quanti rischi a Udine, Super Mario, Bonaventura e Zapata in gol illudono Mihailovic, ma nella ripresa i friulani sfiorano il pari. Andiamo avanti, il Corriere dello Sport che titola con Lippi arriva la Juve, forum in redazione con l'ex CT mondiale che vede i bianconeri in decisa risalita. E poi sotto la testata è un Super Cagliari, crollo Bari a Crotone, si parla ovviamente del turno infrasettimanale di Serie B, la Salernitana in 10 raggiunge il Pescara, come abbiamo visto 1-1, il Cesena vince il derby. E ora è terzo Perugia KO con lo Spezia, pari Avellino. Andiamo ancora avanti, il giornale Tutto Sport, altra Juve da rimonta, la squadra bis per battere il Frosinone, Neto in porta, Alexandro in difesa e la coppia Zaza-Dybala in attacco. Allegri tra turnover e scelte dettate dagli infortuni per conquistare la seconda vittoria di fila. E poi il Torino, fai la grande a Verona col Chievo per restare in alto al di là del turnover. Tre partite per sognare, ancora il 3-2 del Milan a Udine, brividi Milan dopo lo show, ma che Balotelli che insomma, ha segnato, si è sbloccato dopo una lunga astinenza. Andiamo adesso al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Insomma, che tempo farà sulla nostra regione a te? Ma diciamo che adesso, dopo la bella giornata di ieri, caratterizzata da un clima piuttosto gradevole, da poche nubi, la tendenza è, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, verso un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, perché è in arrivo una perturbazione di origine atlantica, attualmente posizionata sulla Francia, ma che anche sulle nostre regioni nord-occidentali, in estensione verso le restanti regioni centro-meridionali, a partire dalle prossime ore e ancor più nelle giornate di giovedì e venerdì. La perturbazione sarà preceduta da un flusso di correnti meridionali che favoriranno anche un temporaneo aumento delle temperature sulla nostra regione, soprattutto sul versante orientale, previsti venti di libeccio, probabilmente tornerà il garbino, ma non sarà quello caldo che ci interessa, molto caldo che ci è interessato la scorsa settimana, garbino che poi sarà seguito da il peggioramento che inizierà a manifestarsi nel pomeriggio sera, soprattutto sulla Marsica e nell'Aquilano, dove sono attesi dei rovesci diffusi, naturalmente anche a carattere temporalesco. Poi queste precipitazioni nella serata, nottata, nelle prime ore della giornata di giovedì, si estenderanno anche verso il settore
orientale, quindi interesseranno anche il Teramano, il Pescarese e il Chietino e anche la fascia costiera. Si tratterà di un passaggio, questo primo passaggio, seguito da temporanee schiarite, soprattutto sul versante orientale nella mattinata di giovedì. Ma dopo le schiarite ci saranno ancora degli annuvolamenti e delle precipitazioni, soprattutto nella seconda parte della giornata di giovedì, ma anche venerdì, perché la perturbazione continuerà a muoversi molto lentamente verso i vicini Balcani, favorendo nuovi addensamenti sulla fascia orientale della nostra regione, dove sarà spazio ancora delle precipitazioni localmente a carattere temporalesco, però stavolta più probabili anche lungo la fascia costiera e collinare. Le temperature in temporaneo aumento nelle prossime ore tenderanno a diminuire soprattutto da domani e nel corso delle 24 ore successive, quindi una situazione questa in peggioramento, Alfredo, che sarà seguita da un graduale miglioramento del tempo nel fine settimana, però insomma non torna l'alta pressione, quindi non avremo la stabilità, ci sarà spazio degli annuvolamenti, insomma, però avremo un tempo migliore di quello che si verificherà nelle prossime ore e nella giornata di domani, Alfredo. Mi sembra di capire, Giovanni, che l'estate ce la siamo praticamente definitivamente lasciata alle spalle. Ti chiedo in un minutino di tracciare un bilancio di che estate è stata questa, anticipo io, davvero rovente. Sì, hai detto bene, soprattutto nei tre mesi estivi il caldo non è mancato, abbiamo avuto temperature al di sopra delle medie stagionali, ma soprattutto la durata del caldo è stata l'anomalia vera e propria di quest'estate. Non ci sono stati fenomeni temporaleschi che avevano caratterizzato l'estate precedente, ma insomma la persistenza ha favorito insomma anche un deciso accumulo di energia che poi ovviamente si tradurrà sicuramente in fenomeni intensi, mentre poi a settembre abbiamo avuto anche questa ultimo colpo di coda dell'estate che ha dato luogo a temperature record sulla nostra regione. Non era mai successo che a settembre c'erano 40 gradi in riva al mare su molte località del versante orientale, quindi ora l'estate è andata via, oggi entra l'autunno e la circolazione meteorologica sta assumendo connotati tipici dell'autunno, tant'è che nel corso della prossima settimana con tutta probabilità giungeranno masse d'aria fresca dall'Europa settentrionale, quindi i valori probabilmente andranno ancora al di sotto delle medie stagionali, Alfredo. Grazie allora a Giovanni De Palma, i riferimenti li conoscete tutti, state vedendo in questo momento la pagina di Abruzzo Meteo messa in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo. Ovviamente non c'è solo la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, c'è anche quella Facebook di Abruzzo Meteo che vediamo in questo istante, e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Questi tutti i riferimenti per essere sempre informati sulle condizioni meteo sulla nostra regione. Grazie a te Giovanni, ti auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Si chiude qui questa prima parte di Mattino 6, un piccolo break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte dedicata alle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, torniamo sul quotidiano Il Centro, questa è la pagina Abruzzo, cronaca purtroppo nera in primo piano con il dramma nell'Alto Vastese. Prima si era salvato dal mare, ucciso da un malore a 19 anni, era arrivato 6 mesi fa dal Gambia nel centro di schiavi d'Abruzzo, si pensa ad un infarto, 20 giorni fa era stato visitato nell'ospedale di Vasto. Di spalla c'è il ricordo della cooperativa Matrix che gestisce il centro temporaneo di accoglienza di schiavi, un giovane bravo avviato al lavoro e con tante speranze. E poi più di 2000 in Abruzzo, ma il numero cambia giorno dopo giorno. Questo è insomma il bilancio di quanti migranti fino ad ora sono arrivati nel nostro territorio. Scendendo nel taglio basso di questa pagina, no all'accorpamento, prefetture e deputati abruzzesi chiedono un incontro a Renzi. Su questo argomento, prima di vedere gli altri, passiamo anche sul Messaggero, perché anche sulla pagina Abruzzo del Messaggero
C'è lo stesso argomento, taglio delle prefetture, la corsa disperata alla Corte di Renzi, 7 parlamentari del Partito Democratico e di Nuovo Centrodestra firmano un documento per chiedere di rivalutare il provvedimento che cancellerebbe le prefetture di Chieti e Teramo. E dunque questa è la preoccupazione di queste ore della politica regionale, preoccupazione anche da parte del sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che oggi incontrerà il ministro dell'Interno Angelino Alfano portando insomma le sue rimostranze e anche una proposta che andiamo ad ascoltare nel servizio di Francesca Romana Testi. Chieti si muove contro la chiusura della prefettura paventata dal Ministero dell'Interno. Un taglio alla spesa che coinvolge anche Teramo, prevedendo la fusione nel primo caso di Chieti con Pescara e nel secondo di Teramo con L'Aquila. Impensabile, secondo il sindaco Di Primio, sacrificare la provincia più grande della regione e con il numero più alto di popolazione. E dopo un consiglio comunale straordinario, ora si procede con un'assemblea alla presenza dei sindaci dei 104 comuni della provincia. Una riconduzione alla logica e alla razionalità che manca, mi sembra, nella bozza di decreto che abbiamo visto. Non ci sono criteri ravvisabili dal decreto e quelli che conosciamo, che sono legati alle ultime norme approvate dal governo, non mi sembra che riscontrino poi la valutazione fatta in quel decreto. Una proposta Di Primio la fa e punta a coniugare taglio della spesa e presenza sul territorio, proposta che domani sarà presentata anche al ministro dell'Interno in programma a Roma. Noi credo dovremmo invece ragionare su un piano molto più ampio, di una regione che deve redistribuire le funzioni, di una regione che deve creare dei poli amministrativi a fronte di altre realtà dove magari le attività produttive piuttosto che quelle turistiche o quelle del terziario hanno maggiori possibilità. E poi c'è quella invece che io provocatoriamente ho lanciato, ma che anch'essa ha qualche fondamento, voglio dire, consistente per poter essere sostenuta, che è quella della prefettura unica. Vogliono tagliare, vogliono risparmiare, vogliono che i territori vengano depauperati dei propri uffici? Bene, facciamo una sola prefettura e facciamo tre sedi provinciali, Teramo, Pescara e Chieti, che continuino a conservare parte delle funzioni e quindi non come dire, impoveriscano ulteriormente le nostre città. Cambiamo argomento, restando sempre alla politica regionale. Anche il Ciapi sarà in house avanti la prossima. Il salvataggio del Ciapi dopo saghe Abruzzo Engineering, dunque pronta un'altra ex strategy nella lista nera anche Mario Negri, Arit, Cotir, Crab e Crivea. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, sempre la pagina Abruzzo. Piano da 1 milione di euro, educare alla prevenzione si comincia dall'obesità, questo per quanto riguarda i programmi dell'assessorato alla sanità guidato da Silvio Paolucci e poi Consiglio regionale, referendum antitrivelle passano in commissione, sono stati approvati ieri dalla seconda commissione del Consiglio regionale presieduta da Pierpaolo Pietrucci 2 provvedimenti amministrativi recanti la richiesta di referendum abrogativo su alcuni articoli dello Sblocca Italia e del decreto sviluppo che si riferiscono alle estrazioni di idrocarburi. Restiamo ancora al quotidiano Il Centro, ancora sulle pagine Abruzzo. La caccia a capriole e cervi? No per ora. L'assessore Pepe dice monitoraggio, nessun retropensiero, ma se poi l'ISPRA lo riterrà opportuno si potrà abbatterli. E poi ancora, torna Reccio sabato e domenica, torna la festa del miele tra degustazioni, teatro, stand e dolci. Scendiamo nel taglio basso, centri di aggregazione, politiche giovanili, 170.000 euro a comunità montane e comuni. E poi torna ad attualità Sanitopoli, il processo, lo ricorderete con il principale imputato, lo vedete nella fotografia, l'ex presidente della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Processo Del Turco, si riparte dall'appello all'Aquila, venerdì la prima udienza per l'ex presidente e per gli altri imputati accusati di aver preso tangenti dall'imprenditore Angelini, che vedete in alto in queste fotografie. La sentenza arriverà a fine anno, un processo di portata epocale per la nostra regione. Questi sono alcuni dei protagonisti, come detto Vincenzo Angelini, poi Lamberto Quarta, allora braccio destro e sottosegretario alla presidenza Del Turco, poi Camillo Cesarone e Bernardo Mazzocca, che era l'allora assessore alla sanità.
Scendiamo nel taglio basso di questa pagina, Tribunale Ecclesiastico, De Grandis è il nuovo presidente, poi all'Aquila, progetto Valore PA, l'avviso dei corsi sul sito dell'INPS. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale e passiamo alla pagina di Pescara del centro. Radioterapia rotta, l'odissea dei malati, dove curare i pendolari del dolore? Si chiede il giornale. I pazienti dirottati dopo il guasto, non c'è ancora accordo con la ASL di Chieti per il turno serale e Teramo è già in affanno. Il primario di Pescara dice situazione incredibile ma le cure sono assicurate. A Chieti 46 pazienti pescaresi, ma adesso si allungano le liste d'attesa. Il direttore di Teramo dice accoglieremo i malati per 2 mesi, poi saremo in difficoltà anche noi. Non ci sono i soldi per il personale, Acerbo accusa, ma istituite le sedute aggiuntive. Paolucci invece dice cure recuperate. Noi andiamo proprio a sentire l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. La Regione Abruzzo era già a conoscenza del danneggiamento dell'acceleratore lineare a Pescara e questo è il primo punto che vuole mettere in chiaro l'assessore alla sanità Paolucci. In seconda istanza poi, dopo aver accusato di polemica strumentale chi ha fornito notizie di esodo dei pazienti in terapia, spiega che è già attivo il servizio nelle ASL di Chieti e Teramo. Nello specifico a Chieti è stato introdotto un turno supplementare dedicato esclusivamente ai pazienti di Pescara. Già sta avvenendo, in realtà siccome a volte si vuole un po' eccedere nella strumentalizzazione per motivi più politici che altro e allora si tende a sottolineare quello che pure è un problema traducendolo come un disguido quasi dovuto alla non curanza. In realtà si aspetta da qualche settimana uno strumento, un pezzo di ricambio cosiddetto dalla Germania che dovrà arrivare a Pescara, ma nello stesso tempo si sono già attivate presso le altre ASL il recupero di tutte quelle sedute che per questo motivo a Pescara adesso sono ferme. Ma il tutto è già in itinere da diversi giorni, credo 48 ore dopo che è avvenuto il problema. Se la polemica era scaturita anche per la mancata comunicazione a familiari e pazienti dell'ospedale di Pescara, Paolucci dice invece che da subito l'ASL si era premurata di comunicare il malfunzionamento alla regione. Intanto laddove l'ASL di Pescara non avesse provveduto alla comunicazione, è una domanda oggettivamente da rivolgere più agli uffici della ASL come regione, noi abbiamo dato la disponibilità che le altre ASL possano giustamente aiutare ad assorbire questa situazione che è molto delicata e che ha a che fare con il dolore delle persone e quindi so che già a 24-48 ore c'è stata una piena disponibilità, ne ho prova documentale che il tutto c'è, laddove ci dovesse essere un ulteriore problema che invece relativo alle ASL debbono recuperare perché l'ASL di Chieti ha messo a disposizione la radioterapia di Chieti, quindi così come avviene a Teramo. Cambiamo adesso argomento. Ha ucciso il figlio, non è più pericoloso, può tornare libero. Per lo psichiatra che si è occupato della perizia su Maravalle, possiamo anche vedere delle immagini, l'uomo può proseguire le cure fuori dalla struttura di Aversa. Dunque il perito Renato Ariatti, che tra l'altro si è occupato delle perizie psichiatriche di Bernardo Provenzano e Anna Maria Franzoni, nominato dal GIP, lo vedete il perito in questo istante, nominato dal GIP Gianluca Sarandrea, ha scritto oggi non è più pericoloso Maravalle ed è in grado di essere rimesso in libertà. Maravalle è il tecnico informatico di 47 anni affetto da disturbo psicotico atipico che la notte tra il 17 e il 18 luglio dell'anno scorso ha ucciso il figlio adottivo di 5 anni Maxim di origine russa mentre dormiva nell'abitazione di via Petrarca a Pescara dove il piccolo viveva con i genitori. Andiamo avanti con la lettura del giornale e passiamo alla pagina di Montesilvano. La città sporca, multa alla Tradeco, in arrivo 7 fototrappole contro i furbi dei rifiuti. L'amministrazione Maragno collocherà sistemi di videosorveglianza agli infrarossi per perseguire comportamenti illeciti, sanzione da 10.000 euro per la Tradeco. E poi un altro caso di cronaca giudiziaria, il pensionato morto nell'ascensore a Montesilvano, omicidio Pangiarella, sarà nominato un altro perito, anche qui
possiamo vedere delle immagini, un'alterazione cardiaca provocata da uno sforzo e dall'eccitazione sessuale. Sono le due tesi a confronto proposte dai periti dell'accusa e della difesa ascoltati ieri nell'udienza preliminare sulla morte del pensionato di Spoltore Donato Pangiarella, 74 anni, ex dirigente di una squadra di calcio, trovato senza vita un anno fa nell'ascensore di una palazzina in via Cerrano a Montesilvano. Nella vicenda è imputata, l'avete vista poc'anzi nelle immagini, una donna nigeriana di 34 anni, Happy Ayegbeni, che ha chiesto e ottenuto di essere giudicata con il rito abbreviato. La donna accusata di omicidio preterintenzionale, difesa dall'avvocato Simone Rosario Max Traxia, che ieri ha depositato la sentenza della Cassazione che annulla l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti della sua assistita. Proseguiamo con la cronaca, sempre nella pagina di Montesilvano. Schianto in galleria, grave una donna, tre mezzi si sono scontrati nel tunnel, i pianacci chiuso al traffico per oltre un'ora, tre i feriti, una persona, una donna è stata operata. Andiamo ancora avanti. Passiamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Il PD all'opposizione è diviso sulla scelta di appoggiare Luciani. Francavilla, partito a rischio scissione sulla candidatura alla prossima tornata amministrativa di maggio 2016. Il sindaco qualche giorno fa ha già lanciato quattro liste civiche a suo sostegno, sono quattro gruppi di lavoro che dovranno predisporre il programma di governo e dunque in qualche modo ha già lanciato la campagna elettorale. E scendiamo sempre nella pagina di Francavilla, nomina al CONSAC, maggioranza fragile, il sindaco Luciani contesta le modalità di voto che hanno portato alla presidenza Marzovilla. Andiamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Loreto, cresce la paura per i ladri nelle case. Affollata riunione con il sindaco Starinieri per chiedere misure urgenti. Sono stati 12 i furti a segno e tentati nelle contrade Fiorano e Madonna delle Grazie. A Civitaquana partorì e uccise il figlio. Il giudice dice di essere incompatibile. Nulla di fatto per l'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Pescara. Sarà Andrea che vede imputata Paola Palma, una 21enne di Civitaquana, accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadaveri in concorso e di calunnia. Ieri il giudice si è dichiarato incompatibile. Scendiamo a centropagina, turismo e biodiversità, scuole estiva al via, Caramanico, parte oggi un seminario promosso dal Parco della Maiella sullo sviluppo sostenibile. Nel taglio basso a San Valentino ogni scuola un progetto di pace e a Sant'Ofemia maratona sui sentieri montani il 26 e 27 settembre. Adesso andiamo sul Messaggero, torniamo sul Messaggero, andiamo a vedere la pagina che riguarda Chieti, andiamo a recuperarla rapidamente. Eccola qui, vertenza, salario accessorio, caos e scintille, arriva la Digos all'Università di Chieti, la polizia in Ateneo per evitare che gli esami si surriscaldino, ma le posizioni restano lontane. E poi in AS all'industriale, via i sopralluoghi per le irregolarità, i tecnici specializzati del provveditorato controllano le falle. La provincia, interverremo per metterci immediatamente a norma, fondi già stanziati per l'ITIS Luigi di Savoia. E nel taglio basso, taglio prefetture, stato di agitazione dei dipendenti, e qui vedete una foto della prefettura di Chieti, abbiamo già approfondito precedentemente questo tema. La pagina di Lanciano Vastortona, Martella, dolorato per la morte di Daniela, Joseph, l'assassino della convivente, parla per la prima volta in un'aula di tribunale dopo mesi di assoluto silenzio in carcere, strangolò la compagna nella giornata della festa della donna dello scorso anno, ha chiesto di effettuare dichiarazioni spontanee a Vasto, accompagnato dal suo legale Massimiliano Baccalà, ha fatto il suo ingresso con sguardo smarrito ma curato nell'aspetto. E poi la morte dell'immigrato 19enne a Schiavi d'Abruzzo in questa finestrella. Scendiamo a centropagina. La giunta d'Ottavio, avanti stasera o mai più, ad Ortona si discute sul bilancio. Al sindaco serve arrivare a quota 9
ma ieri era senza numeri. Andiamo adesso a vedere insieme, sempre restando al Messaggero, la pagina aquilana del giornale, delle pagine del giornale romano in Abruzzo. Tasse, c'è un'ipotesi di soluzione. Le imprese del cratere devono restituire 100 milioni di sgravi fiscali, potrebbero sperare nell'innalzamento dei minimi. Lolli, lo sbarramento a 500.000 euro ridurrebbe la platea delle aziende coinvolte da 120 a 25, ci sarebbero tutti i grandi gruppi. I prossimi passi dovranno partire già da ottobre, quando è atteso il nuovo dossier sulle violazioni. E poi Palace di Viale Ovidio, arrivano i fondi, potrà ospitare anche altre discipline. Gli assessori Capri e Iorio, sono disponibili 500.000 euro, lavori entro 90 giorni. E poi il report sulla zona franca urbana, che è stato un successo, De Matteis canta vittoria, il primo passo sarà chiedere ad Alfonso di rifinanziarla. Andiamo avanti, la Corte dei Conti striglia la vecchia giunta Cialente. Il vice procuratore Leoni ha chiesto la conferma della condanna per il contestato danno erariale di 464.000 euro avvenuto nel 2010, il caso relativo all'appalto mense scolastiche, le difese, la natura d'urgenza che fu adottata all'epoca era corretto, così hanno detto. Per la sentenza definitiva bisognerà attendere ancora del tempo, molte le motivazioni degli avvocati. E poi sul Gran Sasso, ancora una volta una morte di un'altra turista, un'escursionista tedesca di 46 anni, ha messo il piede in fallo ed è precipitata per oltre 300 metri. Nel taglio basso i tifosi chiedono i seggiolini rosso-blu comune per il multicolor, chi vince, una querella per quanto riguarda lo stadio dell'Aquila. E poi l'ambiente, un contratto di fiume per bonificare l'Aterno. Andiamo adesso sulla città per vedere anche qualche notizia dalla provincia teramana. Recuperiamo allora il quotidiano della provincia di Teramo, andiamo a vedere anche qui i problemi della prefettura, dipendenti della prefettura in stato di agitazione. Intanto i parlamentari abruzzesi, l'abbiamo già visto, chiedono al ministro Madia di correggere il taglio di Teramo e Chieti. E poi la sanità, allarme personale alla ASL di Teramo, i sindacati si appellano alla regione per ripristinare le assunzioni. E poi la cronaca, operazione dei carabinieri, latitante si nascondeva in un casolare, arrestato con droga e carte di identità false. Andiamo ancora avanti, ennesima speranza non definitiva per il Braga, il sindaco Brucchi a Roma con il direttore Paci per strappare un salvataggio ponte al sottosegretario Donghia. La brutta notizia, tutti gli attuali docenti hanno chiesto di essere trasferiti, nessuno ha chiesto il trasferimento al Braga di Teramo. La buona notizia invece, come suggerito dal direttore del Braga Paci, si tenta il salvataggio sul modello Taranto aspettando la riforma. Le manutenzioni a centropagine, l'assessore Di Stefano taglia la polemica sul verde pubblico, giusto rinunciare alla TEAM, il miglioramento si vedrà solo nel prossimo anno. Andiamo avanti, il museo del gatto dirottato a Casa Urbini, l'interessante ma contestato progetto di collezionismo non si farà al Parco della Scienza ma in centro storico. In provincia tutti a processo per il mare inquinato, il GUP rinvia a giudizio ex dirigenti e tecnici del Ruzzo per il malfunzionamento dei depuratori nell'agosto del 2010. Le accuse, i sei devono rispondere a vario titolo dei reati che vanno dal disastro ambientale all'epidemia colposa. Nel taglio basso il dissesto, i fiumi teramani fanno paura, Sottanelli scrive una lettera ad Alfonso, l'onorevole Rosetano chiede di mettere in campo tutti gli interventi necessari per evitare nuove esondazioni. E adesso passiamo allo sport. Restiamo sempre alla città prima di andare al turno infrasettimanale di Serie B e parliamo ancora dell'inchiesta Dirty Soccer. Il CONI decide sul diavolo, ricorso bis per Campitelli. Questo pomeriggio ci sarà appunto la discussione sul ricorso del Teramo al CONI, ma non solo del Teramo. Franco Frattini, l'ex ministro degli esteri e il presidente del Collegio di Garanzia, che oggi discuterà i ricorsi di Teramo, che chiede di essere ammesso alla Serie B, e del Forlì, che invece chiede che il Teramo torni
in Serie D come era stato sentenziato in primo grado. Adesso passiamo invece al calcio giocato, torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo sull'Abruzzo Sport del, appunto del quotidiano Il Centro. Iniziamo dal Pescara, pari amaro, gol e rimpianti, il Pescara non sfonda, biancazzurri incapaci di sfruttare l'uomo in più, Valotti fa sognare gli 8.000 dell'Adriatico. Poi la Salernitana fa 1-1 con Gabbionetta. Alla fine del primo tempo l'espulsione dell'ex Schiavi, la Padula è di nuovo il migliore in campo. Verre in ombra, Fiorillo non impeccabile sul gol subito. Salernitana-Pescara, come detto, è finita 1-1. Andiamo a vedere insieme alcune immagini della partita. Nel Pescara in attacco confermati Cocco e La Padula, torna Valotti dal primo minuto, in panchina Torreira, per il resto diverse conferme per Massimo Oddo con Fiamozzi al posto dell'infortunato Crescenzi, poi a centrocampo ancora Mandragora con Verre e Memusciai. Nella Salernitana assente Donnarumma, parte dalla panchina Troianiello e come lui anche Eusepi, al centro dell'attacco c'è Coda sostenuto proprio da Gabbionetta che recupera in extremis, in campo anche Bovo e Sciaudone, e la coppia di mastini di centrocampo composta da Pestrin e da Moro, in difesa ci sono Trevisan e Schiavi. Schiavi che subisce questo cartellino giallo, anche se all'inizio sembrava a Colombo questo cartellino giallo. Poi c'è questa punizione calciata da Verre, ma abbastanza innocua per il portiere Terracciano. La risposta della Salernitana con l'affondo di Gabbionetta, il suo sinistro termina a lato con Fiorillo che si distende sulla sua sinistra ma che non è costretto all'intervento. Ecco il tiro ancora di Gabbionetta. Poi c'è questo pericolo in area di rigore, una piccola incertezza, ne sta per approfittare Massimo Coda, il cui tiro viene leggermente deviato in calcio d'angolo da Zuparic, la palla sfiora il palo alla sinistra di Fiorillo. Poi il Pescara con La Padula, pallone per Valotti, salta un avversario con il tocco con il destro e poi con il sinistro supera Terracciano. Rivediamo la bella giocata di Valotti, non perfetto Terracciano ma molto bravo Mattia Valotti, che segna il suo primo gol in campionato, non il primo in assoluto con la maglia del Pescara perché aveva già segnato in Team Cup contro il Sud Tirol. Poi Cocco mette dentro questo pallone per La Padula che anticipa di un soffio Terracciano ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poi il lancio di Valotti, sempre per La Padula, il suo sinistro violento, si distende Terracciano e respinge a mani aperte, la conclusione dell'ex Teramano che qui subisce una gomitata, una, o forse meglio una sbracciata da Schiavi, arriva il secondo giallo e quindi il cartellino rosso per Raffaele Schiavi, l'arbitro è Nasca di Bari. Nella ripresa sembra facile per il Pescara, in vantaggio di un uomo e di un gol, e invece arriva il pareggio di Danilson Gabbionetta direttamente da calcio piazzato all'altezza del lato corto di destra, un tiro potente, Fiorillo parte tardi di difesa, o meglio barriera probabilmente mal piazzata, e Fiorillo sorpreso. Dunque 1-1, tutto da rifare per il Pescara che cerca il gol del nuovo vantaggio. C'è questo destro di La Padula, ancora una prestazione generosa a tutto campo di La Padula, manca sempre un soffio per trovare la marcatura. Torreira in campo al posto di Mandragora, poi c'è questo traversone per La Padula che sfiora sotto porta con il destro che non è il suo piede, anzi era Zuparic a tirare da corta distanza, parata di Terracciano. Poi qui sì c'è il colpo di testa di La Padula, non è la sua specialità ma ci prova con questo stacco sul cross di Verre, la parata plastica di Terracciano. Poi la Salernitana di rimessa che si fa vedere, c'è questa conclusione del neo entrato Eusepi, la gran parata di Fiorillo che possiamo riapprezzare. Siamo nei minuti finali, Benali anche lui è entrato nella parte finale di questa gara, il suo sinistro vola Terracciano a sventare la minaccia, poi in pieno recupero Eusebi difende questo pallone, arriva Troianiello, destro di prima intenzione, in corsa vola Fiorillo a preservare quantomeno l'1-1.
E dunque questo è il commento di Andrea Costantini alla partita del Pescara. Invece Oddo, definito l'ottimista dal centro, dice: è un buon Pescara, niente paura, i gol arriveranno presto. Fiamozzi, il difensore biancazzurro, dice: dobbiamo essere più cattivi. Invece sul versante salernitana l'attaccante Eusebi: qui in pochi faranno i punti, riferendosi a Pescara. Andiamo adesso avanti con la Serie B, con il turno infrasettimanale, e parliamo della Virtus Lanciano. Porte chiuse, il Lanciano va a sbattere sul bunker del Vicenza. Ancora un pari, ma nella ripresa i rossoneri sono stati più pericolosi. Virtus Lanciano Vicenza 0-0, Jacopo Forcella. Lo 0-0 tra Virtus Lanciano e Vicenza. Nella Virtus Lanciano turno di riposo per Zé Eduardo, al suo posto c'è Crecco, poi confermata la linea difensiva: Pucino, Aguilanti, Amenta, Mammarella davanti ad Aridità. Non ci sono novità in attacco, perché Di Francesco viene ancora preferito a Lanini, che sembrava dovesse essere lui stavolta il titolare. Quindi l'unica novità è Crecco al posto di Zé Eduardo. Nel Vicenza chiaramente non c'è Brighenti, qui è dedicata quella maglia prima dell'inizio della partita, con i due capitani a centrocampo. In attacco ci sono l'ex Leonardo Davide Gatto con Rajcevic e Laverone, a centrocampo Cinelli, Urso e Vita, parte dalla panchina Galano. Inizio di gara con questo traversone, il tentativo di correzione da parte di Rajcevic, palla di poco fuori. Ancora il Vicenza con Rajcevic che si fa vedere, la conclusione viene deviata in calcio d'angolo da Aridità, due volte pericoloso l'ex attaccante della Lucchese di Galderisi, Filip Rajcevic, che era anche finito nell'orbita del Teramo qualche settimana fa. Ancora il lungo attaccante slavo che si gira, il suo destro è però facile preda di Aridità. Ancora il Vicenza che ha fatto meglio nel complesso rispetto alla Virtus, con un destro centrale di Laverone, ancora parata di ordinaria amministrazione per Aridità, che trema su questo affondo dell'ex Leonardo Gatto, e qui è molto bravo Aridità. Questa non è una parata di ordinaria amministrazione, serviva molta attenzione, buoni riflessi li ha avuti Aridità sull'ex Leonardo Davide Gatto. Qui la rovesciata debole centrale di Ferrari sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Rivediamo il gesto acrobatico di Ferrari. Poi ancora Virtus Lanciano in attacco, c'è il pallone giocato dalle retrovie da Amenta, il suo sinistro violento e vigorito blocca in due tempi, poi gioco fermo per una posizione di fuorigioco fischiata a Ferrari. Si fa male Mantovani nel Vicenza, al suo posto entra Gagliardini, ma la sua partita durerà una decina di minuti. Per questo scontro con Pucino i due resteranno a terra, ma Pucino proseguirà mentre Gagliardini finirà all'ospedale per accertamenti. Allora dentro anche Galano nel Vicenza, con Marino che deve fare ulteriori spostamenti nello scacchiere della squadra. Questi invece è Roberto D'Aversa. Il Vicenza che ha questa chance con l'affondo e la conclusione alta sopra la traversa, sempre di Gatto, che ha giocato davvero una buona partita da ex. Ma la Virtus sale di livello nella ripresa, c'è Piccolo, il suo assolo, il suo sinistro che lambisce l'incrocio dei pali, gran giocata per Antonino Piccolo. Poi Mammarella dalla bandierina, respinta corta della difesa, ancora la conclusione di Piccolo deviata da un difensore vicentino, la palla si perde fuori di un soffio, a vigorito battuto. Poi Mammarella lascia la punizione a un compagno di squadra, a Bacinovic, ma il tiro finisce fuori. Esce tra gli applausi Leonardo Gatto, che apprezza e ricambia, entra Giacomelli al suo posto. Gatto che prende la via della panchina. Nel finale la punizione alta di Cristian Galano, il Robben delle Puglie, eccolo qui Galano, e qui siamo con le immagini sul rosso di Pordenone che espelle Marino nel finale convulso. La Virtus Lanciano si butta in avanti, cerca il colpo grosso e per poco non lo trova con il colpo di testa del neo entrato Lanini sul cross dalla destra e con il destro che non è il suo piede di Mammarella, ma finisce 0-0. E il commento era di Andrea Costantini, sempre da un estratto di Diretta Stadio di ieri sera, mentre i servizi di Jacopo Forcella per Virtus Lanciano Vicenza e di Paolo Renzetti per Pescara Salernitana li potete
Li potrete osservare all'interno del TG6 delle 14 e poi in quello delle 19 assieme a tutte le interviste. Torniamo per un attimo sul centro, da Versa Masticamaro. Ai punti avremmo vinto noi, ha detto il tecnico della Virtus, avanti così e ci toglieremo tante soddisfazioni. L'allenatore del Vicenza Marino, un tempo ciascuno, risultato giusto. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Il TG6, come vi ho già detto, invece arriverà in prima edizione alle 14 e poi alle 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.